Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi in questo consueto appuntamento, appunto, per smascherare e denunciare le opere delle tenebre, come ci ordina il Santo Vangelo di Gesù Cristo di riprendere le tenebre. Riprendere significa denunciare. Ormai è una consuetudine da parte degli gnostici da 2000 anni, non è una cosa nuova, siamo abituati, è un nemico ormai scoperto, conosciuto e anche già abbattuto, già ab antico, quello di rispondere, quello di denunciare tutto ciò che lo gnosticismo fa, quello di combattere tutto ciò che lo gnosticismo fa. Cosa fa lo gnosticismo? Lo gnosticismo semplicemente attacca la Bibbia. Come? Con la menzogna. Ricordiamo che la massoneria è completamente gnostica. Il fondamento della massoneria è lo gnosticismo, tant'è che sarà l'ognosticismo a creare la massoneria e non che la massoneria crea l'ognosticismo. Questo però non toglie il fatto che poi a sua volta la massoneria ha creato un altro movimento sempre gnostico, ma di questo appunto ne parleremo durante questa sessione. Bene. È importante denunciare le opere delle tenebre, è importante smascherare queste persone. Ci sono molti cristiani, o pochi cristiani, non lo so, Dio lo sa, che cascano dalle nuvole, che a un certo punto nel web, nella vita, ovunque, compaiono delle persone, ok, che molte di queste negano di essere gnostiche, perché sono persone di menzogna. Ricordate che chi dice la menzogna è qualcuno che odia. Questo lo troviamo scritto anche nella parola di Dio, che chi odia mente e quindi chi mente odia. Questo è molto importante. Quindi quando qualcuno si presenta a te con la menzogna, sappi che quel qualcuno ti odia, perché chi ama non ti dice la menzogna. Quindi molti di questi gnostici, a differenza di tanti altri che si presentano appunto come gnostici, ma molti si presentano appunto come angeli di luce, come persone che non hanno assolutamente nulla a che fare con lo gnosticismo, ma poi comunque sono un libro aperto, perché lo gnostico, anche se nega di esserlo, poi si scopre da se stesso, perché appunto dai frutti, dice la parola di Dio, che voi riconoscerete queste persone. Noi dobbiamo capire che il Nuovo Testamento, noi non affronteremo molto adesso questo nel presente video, ma il Nuovo Testamento ha combattuto apertamente contro lo gnosticismo. Un personaggio su tutti è stato l'Apostolo Giovanni, che a un certo punto nelle sue epistole è chiaro, è completamente esplicito, no implicito, esplicito, che lì stava attaccando le dottrine gnostiche che negavano che Cristo era Dio. E ancora oggi fanno la stessa cosa. Questo è molto importante, ma bando alle ciarle e vogliamo cominciare a denunciare queste persone. Quindi quando qualcuno si presenta da te tramite un video, in persona, nella tua chiesa, quello che ti pare, e dice di non essere gnostico, ma è gnostico, tu lo riconoscerai attraverso appunto i suoi frutti. In questo video noi vi descriveremo come sono, come si muovono questi gnostici che negano, questo lo vogliamo sottolineare all'infinito, che negano di essere gnostici. Bene, dopo aver visto questo video tu sarai in grado di riconoscere uno gnostico che nega di essere gnostico, e questo è molto importante. Noi vi invitiamo, i fratelli, come già qualcuno sta facendo, e che Dio lo benedica, a scaricare questi video e a farli girare. Questo è molto importante. Bene, allora, che cos'è lo gnosticismo e come si è originato? Non parleremo di questo perché l'abbiamo già fatto in altro video, quindi ripetersi non è diciamo necessario, anzi ci toglierebbe del tempo molto utile, però qualche mero accenno molto pragmatico lo vogliamo fare. Bene, l'ognosticismo non comincia qui sulla terra, ok? L'ognosticismo comincia nel terzo cielo, ok? Comincia con la ribellione,
di Lucifero, che dopo essersi ribellato, questo Lucifero, questo angelo di luce, ok, cambia il nome addirittura, non si chiama più Lucifero. Ecco perché noi cristiani non dobbiamo chiamare Satana Lucifero, no, si chiamava Lucifero, oggi non si chiama più Lucifero, oggi si chiama Satana. Esiste la religione luciferia, che è appunto la massoneria, si può definire una religione luciferina che ha come fondamento lo gnosticismo, ma come ultimo fine, nei gradi più alti, appunto il luciferismo vero e proprio, assoluto, quindi l'adorazione a quello che loro chiamano Lucifero, che sappiamo che Lucifero non esiste più, ma che oggi esiste Satana. E Dio non ha creato Satana, Dio ha creato Lucifero, ma Lucifero per volontà propria ha deciso di diventare poi Satana, il ribelle. I nomi nella Bibbia hanno un significato proprio per descrivere il carattere della persona che porta quel nome, e non che sarebbe qualcosa di fittizio, come ci vogliono far credere gli gnostici. Ma siamo qui in tema di denuncia. Questi video sono utili per denunciare. Noi sappiamo che gli gnostici con questi video non si convertiranno mai, salvo uno per miracolo proprio, che non si sa come possa mai essere avvenuto, e quindi noi proprio li riprendiamo, li sgridiamo nel nome di Gesù e li denunciamo pubblicamente. Fin tanto avremo un po' di libertà di espressione, così come loro attaccano noi con i loro video, noi attacchiamo a sua volta, con la grande differenza che quando noi attacchiamo, attacchiamo con la verità, loro con la menzogna. Benissimo. Allora, quindi sappiamo che la gnosi inizia nel terzo cielo, dopodiché adesso vi diremo nuovamente in poche parole che cos'è la gnosi, ma piano piano. Dopodiché Satana viene qui sulla terra, va da Adamo ed Eva, soprattutto va da Eva, scusate, e poi Eva andrà da Adamo e gli fa appunto la proposta falsa, fallacia del milione, gli propone la gnosi, quello di diventare come Dio. Ecco, in poche parole questa è la gnosi. E così a quel punto entra il peccato nel mondo, e entra anche la gnosi nel mondo, perché la gnosi nel mondo nasce in quel momento. Passano i secoli, passano i millenni e si arriva a quello che è il nostro tempo, appunto l'era cristiana, col cristianesimo. All'epoca degli apostoli c'erano oltre, questa storia, oltre 200 correnti gnostiche, ok, nel mondo. E tutte queste correnti gnostiche, chi la diceva cruda, chi la voleva cotta, erano completamente opposte, contrapposte l'una con l'altra, come ancora oggi succede. Quindi quando questi gnosticini ci vengono a dire a noi che siamo tutti divisi, guardate che loro sono ancora più divisi di noi. E gli stessi movimenti massonici sono completamente divisi, che spesso si sono fatti e si fanno la guerra con tanto di morti e di omicidi, attenzione. Ma andiamo piano. Per chi pensasse che la massoneria è una cosa buona, in questo momento si è tenuta una riunione parlamentare dove sono state denunciate più organizzazioni massoniche che erano completamente relazionate con la malavita, con la 'ndrangheta, con la mafia, con la malavita organizzata, eccetera, eccetera, eccetera. E a queste organizzazioni massoniche, che sono anche riconosciute dallo Stato, gli è stato chiesto di consegnare i nomi degli iscritti, e gli è stato negato questo. E poi loro dicono di non essere segrete, ma di essere discrete. Beh, scusate, a questo punto vi siete palesati per quello che siete. Siete segreti. Posate tutto sul segretismo più totale e assoluto, altro che discrezionalità. Ma di che stiamo a parlare? Andiamo avanti. Bene. Ma in poche parole, che cos'è lo gnosticismo? Beh, descriverlo è assai complesso, perché comunque ha millenni.
a millenni, e appunto è nato come dire con lo stesso peccato. Quando noi troviamo il peccato che entra nel mondo nella Genesi, in quel momento entra anche la gnosi, entra anche lo gnosticismo. Quindi descriverlo è veramente difficile, ma in due parole quello che possiamo dire con le nostre parole è che lo gnosticismo non è altro che la sostituzione del vero Dio per un pseudo Dio chiamato uomo, in poche parole. È quando l'uomo prende il posto di Dio, diventando lui Dio, con la D minuscola, ovviamente. Bene, come altresì già detto in altri video, lo gnosticismo è un sincretismo assoluto. Sincretismo significa prendere un po' di verità o un po' di informazioni, un po' di dottrine, ovunque. Quindi attingere a tutte le religioni, movimenti, filosofie, eccetera, eccetera, per creare un minestrone, creare un movimento personale. Questo si chiama sincretismo. Quindi si va ad attingere alla filosofia, alle religioni, ai movimenti di pensiero e tutto quello che si possa immaginare e pensare che esista sul pianeta Terra. Loro dicono che la verità assoluta non esiste, quindi dire che la verità assoluta non esiste è già di per sé una verità assoluta, cioè che la verità assoluta non esisterebbe, quindi già qui presenta una contraddizione assoluta. Poi dicono, dopo aver detto la verità assoluta non esiste, dicono la verità è ovunque, altra contraddizione, perché dire che la verità è ovunque sarebbe una verità assoluta. Bene. Poi dicono ogni religione ha un po' di verità, altra verità assoluta. E infine noi gli facciamo la famosa domanda del milione: qual è il tuo metro di misura per stabilire quale parte di quella religione o di quel pensiero è verità assoluta, è vero o va preso e quale non è? Domanda. Come fai? Qual è il metro di misura? Qual è il tuo fondamento per stabilire quello che per te va bene per quella religione e quello che sempre per te non va bene per quella religione? Come fai a stabilire ciò che tu prendi che va bene per te da ciò che tu non prendi che non va bene per te? Lo gnosticismo è, poi lo diremo più avanti, la pazzia assoluta. Ma andiamo piano. Abbiamo già fatto le domande del milione, che nessuno mai potrà rispondere: cos'è male, cos'è bene? Come fai tu a stabilire cos'è giusto, cos'è ingiusto? Come fai tu a stabilire che Dio sarebbe ingiusto? Come fai tu a stabilirlo? Come? Ovviamente decontestualizzando, puoi dire tutto quello che vuoi. Questo lo abbiamo detto in tutti i nostri video. Loro si posano sul fatto di ingannare le persone dicendo: io non dico che non c'è Dio. Loro dicono questo: io non dico che non c'è Dio, ma che il Dio della Bibbia non è Dio. E poi come fanno a dimostrarlo? Presentando il carattere di Dio in modo decontestualizzato, presentando tutte le stragi che si trovano nella parola di Dio. Ma noi già abbiamo risposto a questo in moltissimi video e continueremo a farlo. Sei un ipocrita, perché dicendo questo tu fai il tuo ipotetico Dio uguale a Yahweh. Perché se tu dici io non dico che non c'è Dio, ok, intanto stai dicendo che un Dio c'è, anche perché il cielo e la terra da soli non si possono essere creati, quindi un Dio c'è. E se un Dio c'è, è chiaro che un Dio, essendo Dio, ha gli attributi di Dio, quali onniscienza, onnipresenza, onnipotenza. Quindi onnipotente significa che può fare tutto, onnipresente significa che vede tutto. Quindi questo ipotetico Dio, essendo onnipresente, è chiaro che ha visto tutto quello che il Yahweh della Bibbia, che tu dici non essere Dio, ha fatto. Ed essendo onnipotente, perché un Dio deve avere queste caratteristiche per essere Dio, ha il potere o aveva il potere
di fermare questo. Yahweh non l'ha fatto, quindi è come lui. Quindi che cosa mi vieni tu a dire a me? Quindi il tuo ipotetico Dio è identico al Yahweh della Bibbia. E già qui cade tutta la tua posizione. Fermo restando che queste frasi tristi, no? Del genere, io faccio finta, no? Di credere a quello che leggo. Vedete che questa gente mente? Perché chi odia mente. Questa gente non fa finta di credere a quello che c'è scritto nella Bibbia. Tutt'altro. Infatti loro dicono che il Yahweh della Bibbia o l'Elohim della Bibbia, mai nessun teologo al mondo, ok, potrà mai dire che il Yahweh, l'Elohim della Bibbia, è creatore. Poi tu vai a leggere il primo passo della Bibbia nel linguaggio originale, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etz haaretz, nel principio creò il Dio, lì proprio ti dice che Dio è creatore. Lì sta dicendo Dio, Elohim, lo chiama Elohim, è creatore. Lascia stare poi se creò dal nulla o non creò dal nulla, non è questo il punto. Si parla di Dio, sì o no, creatore? Si parla di Dio creatore, che Dio creò. E loro dicono, io faccio finta di credere a quello che ivi vi è scritto, e poi davanti a una tale affermazione, loro non credono, sono persone di menzogna. E così potremo, poi non parliamo delle vocali nella Bibbia, non parliamo delle vocali, che nella Bibbia non esisterebbero le vocali. Io vi prenderei, adesso non lo faccio, voglio che sia un video abbastanza... I libri di grammatica di ebraico antico, classico, ok, ti dicono che le vocali esistevano già nel 1000 avanti Cristo e non che sono state aggiunte dopo. Ignoranti, siete capre, non vi mettete a parlare di cose che non conoscete, ma andiamo avanti. Adesso non voglio, tanto trova il tempo che trova, vi denunciamo che tanto insegnarvi le cose con voi non serve a niente, quindi vi denunciamo, vi denudiamo spiritualmente parlando. Bene, allora, lo gnosticismo è un'essenza mistica, esoterica, satanica, luciferina, tutto un minestrone di cose messe insieme, come dimostreremo in questo video. È stato lo gnosticismo antico, appunto, a creare la massoneria e anche altri gruppi, tipo i Rosa Croce, le cui scuole più incisive sono quelle egiziane e babiloniche, per non parlare delle antiche scuole di Kabbalah, quelle ebraiche, eccetera, eccetera, e quelle arabe. Ora, In tutto questo c'è una pedina importante che noi dobbiamo conoscere, una pedina molto importante, ed è la comparsa nella storia dell'umanità del neognosticismo. L'ognosticismo, ok, ha creato la massoneria, che a sua volta la massoneria ha creato lo neognosticismo. Quello che noi oggigiorno stiamo vedendo nel web di queste persone che attaccano la Bibbia, molte di queste, non tutte, molte di queste vengono dalla corrente del neognosticismo, che è un movimento ancora differente all'antico gnosticismo, che, ripetiamo, la gnosi non è un solo movimento, ma sono centinaia di movimenti ancora oggi, tutti con idee diverse le une dalle altre. E poi ci vengono a rimproverare a noi di essere molti movimenti divisi gli uni dagli altri, che a sua volta ci si mettono pure i cattolici a criticare questa nostra, diciamo, un movimento qui, un movimento là, un movimento dall'altra parte, ma noi ne abbiamo già parlato. La diversità intanto di movimenti in mezzo di noi si chiama libertà di opinione. Mentre invece nel cattolicesimo, se tu la pensi in modo diverso, vieni perseguitato, non puoi pensarla in modo diverso, non ti è permesso fino a poco fa,
questa storia. Il cattolicesimo ha trucidato, ammassato, torturato chi non la pensava come lui. Grazie. Questa unità si chiama prigionia. È un'altra cosa. È un'altra cosa questa. E quindi noi invece siamo liberi di pensarla come vogliamo. Ecco perché poi a sua volta siamo stati infiltrati, ok, con falsi pastori, falsi ministri. Uno di tutti è Benny Hinn, che sappiamo tutti che è un gesuita, ve lo dico proprio apertamente, ormai è stato stradenunciato in tutto il mondo, è stato anche dimostrato che è un gesuita, a tal punto che quando c'è stato il funerale del vecchio Papa, lui stava lì ed è anche andato al trono che si trova di dietro, dove vanno solamente le persone importanti, e chi va là si deve prostrare davanti al Papa. Proprio prostrare, non so, addirittura se tre volte. Prostrare in adorazione. Ecco. Più chiaro, poi, chi lo vuole accettare, lo accetta. Chi no, siamo pieni di infiltrati. Bene. Che cos'è il neognosticismo? Noi denunciamo le tenebre, poi le conseguenze. Quando arriveranno, pazienza. Allora, che cos'è il neognosticismo? Il neognosticismo nasce agli inizi del Novecento, agli inizi del 1900, con Samael Aun Weor, il cui vero nome era Victor Manuel Gomez Rodriguez, che a sua volta, appunto, lui ripropose la solita pratica sincretica, cioè è uno che andò ad attingere in tutti i movimenti possibili e immaginabili. Ok, questo Samael Aun Weor si alimentò moltissimo dagli scritti di Madame Blavatsky. Appunto, con, il nome suo completo è Madame Helen Blavatsky, una occultista molto famosa, che in un certo senso sfidò la massoneria, ma la massoneria poi la prese, perché c'è tutta una storia, e la mise in riga. Come vedete, la guerra tra questi mondi è sempre stata molto 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 ardua. Bene. Ma questo Victor Manuel Gomez, conosciuto come appunto Samael Aun Weor, non si alimentò solo dagli scritti di Madame Blavatsky, ma si alimentò anche di tutta quella dottrina facente parte del mondo dei Rosa Croce e della Grande Fratellanza Universale. E lui è questo Samael Aun Weor che creerà, che concretizzerà per la prima volta nella faccia della storia dell'uomo il neognosticismo. Ora facciamo attenzione, perché questo Aun Weor, questo Samael Aun Weor, era un massone. Benissimo. Allora, i suoi insegnamenti non hanno un ordine, non hanno un senso, piuttosto sono un minestrone, appunto, ultra rigirato, che vanno oltre i confini della razionalità. Samael fin da giovane si interessò a tutto ciò che è occultismo, teosofia, spiritismo, Madame Blavatsky, eccetera, eccetera, eccetera. Dove in tutto questo la cosa che conta è la conoscenza, ma poi bisogna vedere che tipo di conoscenza. Bene, per loro è di fondamentale importanza tutto ciò che è mistico, tutto ciò che è serpentino. Per loro il serpente è una figura importantissima, il Kundalini stesso, le grandi società serpentine nel neognosticismo sono ben viste, sono ben volute, sono ben accette e sono anche in qualche maniera usate, o molte, molte delle loro dottrine vengono appunto usate. Benissimo. Samael credeva di essere l'eletto, lui diceva io sono, no?
e si proponeva a se stesso con una infinità di nomi incredibili che poi vedremo. Quindi lui diceva di essere l'eletto dell'era dell'acquario e che questo lo faceva il gran maestro. Ma andiamo avanti. Bene, loro nel proprio sviamento, questo gnosticismo e soprattutto questa neognosi, loro credono che Gesù Cristo sia stato un eletto. Ecco perché nei loro video parlano di Gesù Cristo e lo chiamano in modo molto rispettoso, ma lo descrivono in modo irrispettuoso, definendolo appunto, dando a intendere che è un loro fratello e che Gesù Cristo sarebbe stato secondo loro un gnostico, ma che non faceva parte dell'era dell'acquario come Samael, piuttosto dell'era dei pesci. Ecco. E quindi Gesù Cristo sarebbe stato, diciamo, il sommo maestro dell'era dei pesci, mentre Samael credeva di essere il sommo maestro dell'era dell'acquario. Insomma, una massa di svasati. Quindi, secondo questi, essendo terminata l'era dei pesci, finisce l'era di Gesù e quindi inizia l'era di Samael, secondo il neognosticismo, che gli altri gnostici gli esaddrizzano i capelli e combattono questo e se fanno la guerra tra di loro. Come vedete sono stradivisi. Ora, in tutta questa barzelletta possiamo notare che anche da un punto di vista astrologico, che l'astrologia è una scienza satanica, ma anche vedendo da un punto di vista astrologico, l'era dell'acquario non inizia con Samael, ma inizia molto prima. Quindi già Samael inizia a condire una marea di menzogne, perché se Samael, quando uscì fuori, disse: io sono il maestro dell'era dell'acquario, il grande maestro, ma da mo che era iniziata st'era, e quindi lui stava fuori, stava completamente fuori, e quindi inizia con una mega menzogna. Quindi noi vediamo che questi movimenti gnostici, massoneria, eccetera, 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 sono movimenti altamente pieni di menzogna. Okay. Questi movimenti si stanno pronunciando sempre via più, perché ci troviamo a un passo dal rapimento della Chiesa, stanno sempre via più attaccando la parola di Dio. E lo stanno facendo subdolamente, tant'è che alcuni stanno cominciando a porre orecchio e non riescono a capire, perché poi si presentano come angeli di luce e molti addirittura si impietosiscono, fanno le sceneggiate, si mettono a piangere nei video, fanno le pagliacciate, e alcuni fratelli ingenuamente abboccano su alcune cose. E allora interveniamo noi nel quel poco che possiamo fare, quei pochi che ci ascolteranno, per descrivere questa gente, per denunciare questa gente e per dire ai fratelli: datevene una svegliata, non credere a queste persone. Tu non puoi credere a Satana, perché Satana è il padre della menzogna. Se tu vedi uno gnostico piangere, non gli credere. Apri la mente, Satana è il padre della menzogna. Uno che attacca Gesù e la Bibbia non potrà mai dirti la verità. Ragiona. Poi fai come ti pare, io ti ho avvertito. Il mio lavoro finisce lì. Benissimo. Bene. Quindi questo Samael comincia con una mega menzogna, dicendo che appunto era sto gran maestro dell'era dell'acquario, invece è stata una grande bufala. Ma ancora oggi questo c'ha una marea di seguitori, tant'è che esiste anche qui a Roma e non solo, le sue associazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, andiamo avanti. Questo Samael, a un certo punto, che appunto massone, che fa nascere il neognosticismo, si inizia a far chiamare con dei nomi molto strani. Ce li siamo scritti, eccoli qua. Allora, lui si faceva chiamare l'essere, poi si faceva chiamare l'uomo supernaturale, mi pare un film di Hollywood,
si faceva chiamare il Buddha, Buddha, si faceva chiamare il Maitreya, oppure il Logos di Marte, tant'è che in una riunione del gnosticismo, neognosticismo, se ne uscì uno di questi con una infelice frase del genere, questo è vero, è storia, disse: vi devo dire che in questo momento il Signore Gesù è appena morto in Marte per i peccati degli marziani. No? Poi sta gente, perché poi diventa tutta una barzelletta e noi da romani che siamo proprio la battuta quando ce vi è, sta gente qua si mette a criticare gli matti che parlano con Dio, che dicono che sentono le voci in continuazione e li criticano, e poi loro dicono di essere Dio. Allora, scusate, io preferisco parlare con un matto che dice di parlare con Dio che parlare con un altro matto che dice di essere Dio. Cioè, ma tu te rendi conto? Che poi Dio parla, parla ai suoi figli, questo è un altro discorso ed è vero, però è pure vero che è pieno di matiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma andiamo piano, questo si faceva chiamare quindi il Logos di Marte, poi si faceva chiamare il Verbo Divino, si faceva chiamare Giustizia di Dio, perché voi dovete sapere, appunto, lo ripetiamo per l'ennesima volta, che lo gnostico dice di essere Dio. Lui dice: io sono Dio, e poi dice: quelli che dicono che parlano con Dio non stanno bene, e poi loro dicono di essere Dio, poi trovano un altro che dice di parlare con Dio, però va addosso alla Bibbia, allora quello gli va bene, quello viene, l'abbracciano, piangono con lui, gli danno i baci perché gli conviene. Vedete, sono di una ipocrisia. Invece se viene uno che veramente predica il Vangelo e dice che ha ricevuto un messaggio da parte di Dio, a quello invece gli danno addosso. Dipende, dipende, è tutta gente altalenante. Quindi Verbo di Dio, si faceva chiamare Giustizia di Dio, poi si faceva chiamare Iniziatore della Nuova Era, poi si faceva chiamare il Cristo Cosmico di Acquario, qui mi sembra Lanciapugni Irriducibili come faceva, poi si faceva chiamare Profeta di Dio, Superuomo del XX secolo, cioè pensate la gente che gli andava, che gli va ancora oggi dietro. Altro che spiriti d'inganno, dice la Bibbia. E poi infine si faceva chiamare il maestro tibetano, finché non arrivò un giornalista che gli disse: ma lei è un maestro tibetano? Dice: sì, io sono un maestro tibetano. E questo gli fa bene. Beh, se lei è un maestro tibetano, sicuramente deve parlare il tibetano. Mi parla in tibetano. Ah, oh, non seppe dirgli neanche buongiorno. Da quel momento smise di farsi chiamare il maestro tibetano. Ecco qui lo gnosticismo, signori e signore. Benissimo, andiamo avanti, perché da ridere ce n'è ancora molto, molto di più. Benissimo, quindi come vedete lo gnosticismo proprio si presenta già con il suo biglietto di visita, no? Con il termine menzogna. Bene, ma per capire ancora meglio che cos'è lo gnosticismo, basta vedere come si comporta Hollywood, che noi sappiamo che Hollywood prepara le menti, gli spiriti e le anime, no? Per quello che si dovrà concretizzare, appunto, da un po' di tempo a questa parte. Cioè, da qui, scusate, in avanti. Cioè che lo spirito dell'anticristo dovrà sempre prendere via più forza fino al punto che questo si incarnerà, come dice la stessa parola di Dio, come un uomo vero e proprio, perché Satana imita Dio, così come Gesù il figlio di Dio, Gesù, si è incarnato in un uomo, Satana vuole imitare la stessa cosa. Satana è la scimmia di Dio, imita tutto quello che è di Dio. Quindi Hollywood ha fatto dei film per preparare i cuori a questa sorta di gnosi che vuole invadere il mondo, che già lo ha, ormai sono 2000 anni che ci sta provando e oggi più che mai si trova alla sua ennesima potenza, tra virgolette. E quindi Hollywood ha creato dei film, tra cui appunto la Matrix. Ci hanno fatto il film e lì proprio ti presentano che cos'è lo gnosticismo, questo dualismo tra la vita reale
la vita irreale, che tutto lo capovolgono, cioè la vita reale loro te la chiamano irreale e la vita irreale te la chiamano reale. Ecco che cos'è, ecco, da lì poi nascono i viaggi astrali e tutta sta roba qua che loro chiamano reali, ma che sono irreali. E questa vita che è reale, loro la chiamano irreale, questa dualità che ti manda fuori di testa. Di questo ne parleremo tra un po'. Quindi, nel neognosticismo, e ovviamente anche nell'ognosticismo, ma adesso fossilizziamoci nel neognosticismo, nel neo Gnosticismo, tutti gli addetti possono raggiungere il livello divino per diventare Dio e tirare fuori da se stessi il potere occulto. I gnostici credono e hanno sempre creduto che essi lo controllano tutto e tutti, religioni comprese. Bene. I pilastri, ma è falso, i pilastri fondamentali dello gnosticismo, ovvero dove si regge la gnosi, sono la magia, l'occultismo, l'esoterismo, il misticismo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono talmente fuori dalla realtà che essi pensano che lo stesso Signore, appunto Gesù Cristo, era un iniziato e che secondo loro Gesù Cristo sarebbe stato allievo di Buddha e poi sarebbe andato in altri posti, tipo in Inghilterra, a prendere lezioni private non so da chi. È questo che cioè, questa gente crede a queste cose. E poi vengono da noi cristiani e ci chiamano matti. Loro vengono da noi e ci dicono: voi siete una massa di pazzi desvitati. Ma mica vi dicono qual è il loro credo, ma ve lo diciamo noi, perché la gente gli fa sempre le domande, no? Si può sapere tu in che credi? Non te lo diranno mai questo, ecco perché noi facciamo i video. Vuoi sapere in cosa credono questi? Vedete i video di Alessio Evangelisti, se me li lasciano. Non lo so, non lo so. Vabbè. Appunto, scaricateli, fateli un po' girare, vedete un po', passate parola. Se vi va, insomma. Bene. Allora, andiamo avanti. Secondo loro, il Signore Gesù Cristo insegnò una dottrina segreta agli apostoli che era solo per loro e che questa sarebbe stata poi tramandata di generazione in generazione solo per alcuni eletti. Infatti loro, anche se normalmente sono ostici a tutte le scritture canoniche, però quando gli conviene quei passi isolati che gli fanno comodo, no? Ecco perché loro dicono un po' di verità si trova ovunque. No, è quello che ti fa comodo a te. Quando un passo ti fa comodo, quella è la verità che tu vai ad attingere. Benissimo. Quindi, quando un passo gli conviene, viene accettato. Quando un passo non gli conviene, non viene accettato. E, loro usano moltissimo la magia. Lo gnostico usa molto la magia, però loro parlano di magia bianca, cioè quella che non fa male. Ecco perché spesso li sentiamo dire la frase che ci sono persone che hanno fatto del male, lo hanno fatto perché hanno usato le energie male. Queste energie le hanno usate malamente. Ecco, loro lì fanno riferimento alla magia nera. Però loro dicono di usare le energie bene. Quindi voi non sentirete mai parlare un gnostico di magia bianca e magia nera, però li riconoscete perché loro parlano di usare le energie bene, ovvero usare le energie male. Ok. Ovviamente dopo sto video magari cambieranno linguaggio. Quindi cercate sempre di capire cosa sta dicendo uno gnostico che dice di non essere gnostico, ma che è uno gnostico. Ok? Cercate di andare a individuare, a pesare il suo linguaggio. Ok? Loro hanno la magia bianca, hanno la magia nera. Loro dicono di usare solo la magia bianca, non te lo vengono a dire a te e ti dicono usare le energie in modo buono. Ok? Stanno parlando di magia bianca, ma queste cose fanno ridere a tutti perché lo stesso Anton LaVey ha detto che magia bianca e magia nera non esiste. Anton LaVey
è stato uno dei più grandi, o il più grande satanista al mondo, che ha scritto la Bibbia satanica. Ok? Quindi lo stesso Anton LaVey, gli stessi satanisti si mettono a ridere e dicono che la magia bianca e la magia nera non esiste. Ma ovviamente noi, che sappiamo molte più cose di loro, perché noi siamo veramente i cristiani, quelli che conoscono quello che succede nell'aria, sappiamo ancora prima di loro che la magia bianca e nera non esiste, esiste solo appunto la magia, che è roba satanica, punto e basta, e ti porta dritto dritto all'inferno. Cercate il Signore mentre lo si può ancora trovare, perché tra un po' sarà troppo tardi. Ora, per quanto riguarda l'esoterismo, esso non è altro che ovviamente un termine generico, il quale fa riferimento a un insieme di conoscenze dottrinali il cui scopo è quello di insegnare pratiche, riti, filosofie, tecniche, vedi la meditazione trascendentale, i viaggi astrali, per potersi appunto connettare con questi mondi bui e oscuri. Allora, la combinazione fra esoterismo e magia permette all'iniziato anche di fare miracoli. Noi sappiamo che Satana fa miracoli, ma sono miracoli di menzogna. Sappiamo anche che Satana alcune malattie le può curare, perché le può anche creare, ma noi sappiamo che arriva fino a un certo punto, perché poi Satana non può risuscitare i morti. Gesù ha risuscitato i morti. Satana tante malattie non le può curare, una su tutte, l'AIDS. Ecco perché noi vediamo che il Signore ha guarito migliaia di persone dall'AIDS, cosa che un esoterico non potrà mai fare. Quindi se sei malato di AIDS e vuoi essere guarito, sappi che nessun uomo al mondo ti può curare, guarire, nessun occultista al mondo ti può curare, guarire. Non buttare i tuoi soldi e soprattutto la tua fede, ma inginocchiati, alza le mani e prega il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo, colui che ti può curare dall'AIDS e da qualsiasi malattia, ancora oggi lo fa. Quindi, loro fanno tutte queste, loro attribuiscono, diciamo, al Signore Gesù che guariva appunto delle persone perché aveva sti poteri, ma noi sappiamo appunto, come già detto, che Gesù, essendo Dio, poteva fare tutto, anche risuscitare i morti, che Satana non può fare. Oltre a questo, come già detto, fondano molto la loro fede sullo sdoppiamento dell'anima. E quindi vi parleranno di viaggi astrali, di viaggi nell'aldilà o di anime che vagano, poi di questo ne parleremo più avanti. Ecco come riconoscete anche uno gnostico che dice di non essere gnostico, ma pur rimane gnostico. Lo sdoppiamento dello spirito è quello di uscire dal corpo per andare al passato, al presente e al futuro, che è ovviamente tutto un inganno, e attraverso questi viaggi astrali che loro acquisiscono la gnosi, cioè la conoscenza. Loro dicono che nei viaggi astrali vanno indietro nel tempo e parlano addirittura con lo stesso Gesù. Ecco qui che noi sappiamo che a questo punto proprio si sono palesati da sé che questi viaggi astrali non sono che proiezioni mentali, sono un inganno perpetuato appunto dagli agenti di Satana. Bene, quindi non vi fate prendere in giro da questa gente che vi dice di non essere gnostica. Samael Aungweor ha sdoganato ulteriormente la dottrina dell'incarnazione. Ecco altri cenni che ci troviamo davanti a dei gnostici. Come già detto, essendo una religione di fede sincretica, cioè che attinge ovunque, pretendono di prendere alcune parti della Bibbia, dove capita qua e là, quelle che gli fanno comodo, per far dire alla Bibbia quello che non dice e fondamentare le loro pseudoteorie. Una su tutte si trova in Seconda Corinti 12, i primi 5 versi, quando Paolo parla di un uomo che fu rapito al terzo cielo.
E quindi loro dicono, vedete, come anche la Bibbia convalida i viaggi trascendentali, eccetera, eccetera, eccetera. Perché lo stesso Paolo li fece. Ma questa è una blasfemia, veramente, guarda, neanche un bambino della scuola domenicale ci cascherebbe in questa sciocchezza. Infatti, la stessa Bibbia smonta questa cosa, in quanto, numero uno, la Bibbia non dice che Paolo uscì dal corpo, come succede nei viaggi astrali, non dice questo, tanto per cominciare. Secondo, Paolo non dice che lui stava meditando e che in virtù di questa meditazione uscì fuori dal corpo. No, Paolo dice Dio mi prese, fu Dio che lo prese. Secondo, poi, appunto, Paolo, essendo stato rapito, non fu lui che decise di uscire fuori dal corpo, ma fu Dio che decise di prenderlo. Quindi sono cose completamente diverse. In più, l'apostolo Paolo non si mise, no, in una posizione come fanno loro, o si mise a fare dei mantra, degli om, delle meditazioni, isolarsi, annebbiare la propria mente come fanno loro per uscire fuori dal corpo. No, assolutamente, tutte queste cose sono vietate dalla parola di Dio. Il Signore dice che anche quando preghiamo dobbiamo vegliare e non che dobbiamo mettere la propria mente in bianco, come appunto fa chi propone la meditazione trascendentale, lo yoga e quant'altro. Questo è molto, è molto, è molto importante. Bene, quando lo gnosticismo parla di gnosi, parla di conoscenza, ma non tanto di una conoscenza teorica, perché nella gnosi quello che conta è la praticità, cioè sono le esperienze che tu fai al di fuori del corpo, o le esperienze che tu fai, che in base a quelle esperienze tu acquisisci quella conoscenza. Non è tanto una conoscenza teorica, anche se c'è una sorta di conoscenza teorica, ma è molto limitata e comunque relativa. Quindi se 10 gnostici fanno 10 esperienze diverse, e le une in contraddizione con gli altri, per loro va bene tutto. Però poi dicono al cristianesimo, no, che siamo tutti divisi in contraddizioni gli uni con gli altri. Pensate da quale fonte, appunto, viene la lamentela. Bene, quindi la conoscenza che loro acquisiscono attraverso le meditazioni trascendentali, i viaggi astrali, che sono appunto fenomeni mentali, proiezioni mentali, non sono veri. Bene, come già detto, lo gnostico presenta la reincarnazione, il neognosticismo presenta l'incarnazione e anche la gnosi antica presenta l'incarnazione, e questo viene già appunto da Platone, dall'antica Grecia, poi parleremo di questo. E quindi quando qualcuno viene da te con un video in persona, come te pare, dice di non essere un gnostico, però ti comincia a parlare dell'anima che vaga, ti sta parlando di reincarnazione, ecco lì che tu lo riconosci che è un gnostico. Occhio, ok? Lo riconosci. Ovviamente poi dopo questo video magari cambieranno modo di parlare, ma apri gli occhi, apri gli occhi. Bene, quindi la reincarnazione è un classico nel neognosticismo e anche nello gnosticismo. Samael diceva che ogni iniziato ha la capacità di incarnarsi 108 volte prima di liberarsi e acquisire, raggiungere la salvezza. Bene, quindi loro dicono che Gesù era un reincarnato a tal proposito. Bene, loro portano l'esempio di Elia che si è reincarnato, dicono loro, in Giovanni il Battista, perché appunto troviamo scritto che Giovanni il Battista avrebbe avuto lo spirito di Elia, ma appunto parla dello spirito
spirito di Elia, non che si è incarnato Elia in lui. Questa è una sciocchezza. Lo spirito è il carattere della persona, il desiderio della persona, il pensiero della persona, è la missione della persona, è il lavoro che andrà a fare la persona, è l'obiettivo, è quello che vorrà raggiungere. E poi si riferisce allo spirito, neanche all'anima poi, tra l'altro, altro che. E non è reincarnazione, ma è tutt'altro. Ma questi vogliono per forza prendere la Bibbia per far dire alla Bibbia quello che non dice, per fondamentare le loro assurdità. Samuele invece diceva che, quindi, l'iniziato si reincarna 108 volte e come già detto, gli gnostici del web non solo parlano di questo, descrivendolo appunto come anime che vagano, loro lì si stanno riferendo a questo, e quindi qui ancora una volta si danno la zappa sui piedi, perché un'anima che vaga è una verità assoluta, e loro dicono che la verità assoluta non esiste. Vi state rendendo conto chi è sta gente? State cominciando a capire qual è l'importanza di fare questi video, di denunciare questa gente che attaccano la Bibbia, fanno video dove buttano la Bibbia, capre che poi si mettono a piangere, e alcuni ingenuamente, perché giovani nella fede, ma questi video servono anche per far crescere la Chiesa, credono che magari stanno a piangere per davvero ancora, come il coccodrillo che mangia, mangia la propria presa e poi piange. Sì, come no, piangono ancora, no, ancora. Quindi loro dicono che nella reincarnazione, cioè che e loro si reincarnano in altre persone, e loro vanno, fateci caso, questo è un classico nella gnosi, nel neognosticismo, loro dicono che fanno i viaggi astrali per andare a vedere chi erano i loro antenati, giusto? E quando vanno a vedere chi erano i loro antenati, no? Fateci caso, questo è un classico, chi c'aveva Napoleone come antenato, chi c'aveva Giulio Cesare, chi c'aveva un Vatta a Pesca, chi c'aveva Carlo Magno. No, mai che dicono, no, che ci avevano un barbone, no. Quindi qui ti fa capire, no, come tutto è una barzelletta. E poi dicono che noi cristiani siamo matti. Cioè, tu renditi conto, questa gente dice che si reincarna, che loro sono figli di Napoleone e di Vatta la Pesca, e poi vanno a dire ai cristiani che sono gente matta, che ci hanno il cervello lavato. Cioè, tu vatti a leggere i commenti sotto ai video di queste capre e ti renderai conto di che miscuglio di capre. Se tu metti 100 capre insieme, e sai che caciara che viene fuori. Che amarezza. La differenza fra gnosticismo e cristianesimo è che la gnosi presenta la salvezza attraverso la conoscenza meritocratica, mentre invece il cristianesimo presenta la salvezza attraverso la fede, e questo non per meritocrazia, è questo per grazia. E poi è vero è che fede significa anche conoscere, ma credere a quello che si conosce, cioè io conosco, ovviamente devo conoscere che c'è un Padre, un Figlio e uno Spirito Santo, e l'opera salvifica che questa ha compiuto, cioè che la Trinità ha compiuto, io lo devo conoscere, ma io devo credere a questo, e questo
è un qualcosa che mi è stato dato ed è una grazia e non dipende da me ma dalla grazia di Dio, mentre invece per loro è tutt'altro. Loro dicono di avere la conoscenza, che sono loro i bravi, che sono loro che acquisiscono questa conoscenza, e quindi tutto dipende dall'uomo, ecco qui che l'uomo diventa Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma andiamo avanti. Qual è la relazione fra gnosticismo e cristianesimo? Perché loro pretendono la paternità del cristianesimo, questo è un classico. Quindi si vogliono attribuire questa paternità. Bene, quindi noi rispondiamo. Allora, vediamo un po' qual è la relazione fra gnosi e cristianesimo. Bene, come prima risposta possiamo dire che solo la domanda è un insulto. Solo la domanda è un insulto alla stessa ragione. Bene. Ma non solo a livello accademico, appunto, ma proprio a livello razionale, logico, umano. La gnosi è un insulto all'intelligenza umana. Dicono gli esperti, che persino la vera filosofia, il vero filosofo dice che la filosofia con la gnosi non ha nulla. Questo è quello che dicono alcuni grandi filosofi. Noi filosofi non siamo, come dire, ambasciatori, non porta pena. Bene, infatti filosofia che è amore alla sapienza, loro dicono, ma qual amore? Ma è un insulto all'intelligenza umana. È solo una zuffata, scusate il termine, di idee rivoltose senza principio né fine, dicono dei grandi filosofi. E infatti ogni scuola è divisa l'una dall'altra per quanto riguarda le scuole gnostiche. Quindi, che relazione vi ha col cristianesimo? A questo punto noi rispondiamo che, appunto, come già detto, lo ripetiamo, solo fare la domanda fa pena. Bene, ovviamente sempre distinguendo il tutto dal cristianesimo volgare, il cristianesimo popolare, il cristianesimo quello della concezione umana, che è una cosa, e il cristianesimo biblico vero è un'altra cosa, attenzione, cose diverse. In Colossesi 2,8 leggiamo, guardate che non vi sia alcuno che vi traga in preda per la filosofia, inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Quindi già allora gli scrittori biblici si trovavano a dover combattere con queste oltre 200 scuole gnostiche. Interessante notare come Samaele ha asserito di essere stato addotto dagli extraterrestri. Lo ripeto, Samaele ha asserito che sono venuti l'UFO e se lo so portato via. Ecco qui ancora una volta la correlazione tra gnosi, massoneria e ufologia. È tutt'uno. Noi abbiamo fatto un'infinità di video, vedeteveli, scaricateli, fateli girare. La gnosi è talmente assurda che persino un vero satanista o un vero esoterico o un vero stregone gli viene il volta stomaco a sentirgli parlare. Cioè, secondo loro, questi non sono buoni manco a fare esoterismo. Pensate un po'. Una barzelletta che... È triste, sono cose pesanti, però allo stesso tempo è una barzelletta. Quindi, cari amici, che vi chiedete, ma sarà gnostico o non sarà gnostico? Aprite le orecchie, aprite la mente. Essendo lo gnosticismo paganesimo puro, vanno a creare appigli e vanno a cercare appigli in tutte, appunto, le religioni del passato, soprattutto prendendo appunto un po' di qui, un po' di là, con la scusa che un po' di verità si trova ovunque, ma senza mai dimostrare perché quella parte è vera, perché quell'altra parte non è vera. Ecco il perché non è neanche filosofia a questo punto. Perché ha preso solo alcuni concetti della filosofia, scartandone degli altri e mischiando il tutto con le
pseudo con le religioni del passato, creando un minestrone, e poi ognuno crea il proprio minestrone. Ecco perché ogni tanto viene fuori un gnostico nuovo di turno e dice: io mi dissocio di tutto l'ognosticismo e creo il mio gnosticismo. Il web è pieno di questa gente, se parlate altre lingue. E ogni giorno, ogni anno, nascono nuove sette gnostiche, tutte ben divise. E quindi vanno a pescare dai platonici, dagli induisti, buddisti, shintoisti, confucianisti, babilonesi, egizi, teosofia, rosacroce, massoneria, pigliano qui, pia là, pia su, pia giù, pia tutto, tanto tutto batte giù, come fa coso? Dindondan, non mi viene, e va a pesca. Che amarezza. E se sta parlando di gnosi, dobbiamo fare i seri. E come vai a far serio quando parli di gnosi? Noi facciamo i seri quando parliamo delle cose di Dio, ma quando parli delle cose di Satana, te metti a far serio. Ma mo, tra un po' vi racconto pure una barzelletta. Altro che. Ai, questa gente. Nella gnosi, nella neognosi, prima viene Dio, poi viene Gesù. Ora, prima viene Dio, tocca vedere quale Dio. Poi viene Gesù, tocca vedere quale Gesù. E poi viene Samael, la trinità gnostica. Pure gli gnostici hanno una trinità. È vero! E questa qui è tutta roba. Se voi vi comprate un libro di neognosticismo, trovate tutte queste cose. Fate le vostre ricerche, come le facciamo noi. E vedete se vi stiamo dicendo le frottole, ovvero no. Quindi, vuoi o non vuoi, le scuole gnostiche che non appartengono alla neognosi, gli gira un pochetto, dice: ma com'è sta storia? E quindi entrano in conflittualità, bene, di posizione. E quindi ecco qui che torniamo a ripetere: so tutti divisi. Quindi la gnosi vuole nascondere tutta la porcheria che propone dietro il proprio nome. Siccome c'è tutta questa robaccia strana, allora come la presentano? Intanto gli danno un nome intellettuale, gnosi, che conoscenza, capito? Come gli diamo un bel nome, no? È come uno che si presenta, no? Con un bel biglietto da visita, no? Magari sotto c'è scritto dottor, professor, vattene a pesca, no? Ti sta dando, come dire, guarda che, insomma, e tu dici: oh, però poi vai a sentire le sciocchezze che dice, e vabbè, il nome sarà pure bello, ma quello che tu dici, non balla. E così è la gnosi, ti presentano il tutto, il biglietto da visita, appunto un nome forse intellettuale, gnosi, ma poi di dietro c'è tutta sta porcheria. Bene. Allora, la domanda del milione: qual è la prospettiva di Cristo secondo gli gnostici? E voi sentirete sempre parlare di a questi gnostici che confessano, ovvero nascondono il fatto di essere gnostici, che loro non rinnegano Cristo, però loro vi dicono: no, io secondo me Cristo è tutt'altro da come lo vedete voi. Ecco, già questo è un monito per capire che davanti c'hai uno gnostico, perché gli gnostici riconoscono Cristo ma a modo gnostico. Secondo gli gnostici, Dio, o il Padre, come lo chiamano loro, non ha assolutamente nulla a che fare col mondo. Vi ricordate? Nell'antichità c'era già sta cosa, eh? I Sadducei, gli Stoici. E quindi c'è una sorta di dualismo materiale e spirituale. E Dio tutto questo non solo non lo ha creato, ma non si intromette mai. Ecco qui, i Sadducei erano così, perché poi questa roba viene dal discorso greco, quindi da Platone,
e Paolo combatté questa roba qua. Quindi il creatore dell'universo, secondo loro, è il demiurgo, non Dio, è il demiurgo. Dio non è il creatore dell'universo, il padre non è il creatore dell'universo, il creatore dell'universo secondo loro è il demiurgo, e il demiurgo secondo loro è Satana, ed è secondo loro quello buono. Ecco perché voi riconoscete gli gnostici, perché difendono i satanisti, fanno video con i satanisti, difendono Hitler, poi vedremo perché difendono Hitler. Ecco qui che come si riconosce uno gnostico che dice di non essere gnostico, ma pur sarà sempre gnostico. Ma si muove o non si muove? Gira o non gira? Ma la Terra è rotonda o è piatta? Com'è la Terra? A proposito di verità assolute, loro dicono una verità assoluta, che si dice di essere verità assoluta, basta una persona che dice il contrario, cessa di essere verità assoluta. Benissimo, allora dovremmo dire che la Terra non è una sfera, perché ci sono quattro pazzi che dicono che invece la Terra è piatta, secondo questo concetto. Che dite? Che ne pensate? Intelligenti, gnostici. A noi ci fa piacere parlare con le capre, perché è più facile poi svergognarli. Benissimo. Allora, il creatore dell'universo, quindi, secondo loro, è il demiurgo, che è Satana. Allora, il creatore dell'universo è, come demiurgo, è un concetto appunto platonico. A tal proposito, se voi leggete Fatti degli Apostoli, capitolo 17, l'apostolo Paolo andò ad Atene, che c'era questa filosofia, chiamiamola così, questa mentalità, e combatté questa mentalità l'apostolo Paolo. Ecco perché noi troviamo già nella Bibbia che lo gnosticismo viene combattuto e non che fa parte dello gnosticismo. Quindi combatté questa posizione platonica e gnostica e stoica, che a sua volta i sadducei l'avevano abbracciata. E dice appunto che Dio non interferisce mai con la creazione, mai, dicono loro. Ecco, e anche se l'ha creato, qualora fosse, comunque non interferisce. Poi ci sono varie correnti, varie dottrine, sono tutti separati. Bene, ad Atene questi ateniesi o atenesi chiamavano questo Dio il Dio invisibile. Allora Paolo viene e si rifà appunto a questo concetto, dicendo invece che egli è il creatore e interferisce, come che ha creato tutte le cose, e non solo interferisce, poi gli dà appunto il messaggio della grazia, dell'Evangelo e della fede, e di come Dio ha interferito e si è addirittura incarnato per simpatizzare con noi, con le nostre infermità, malattie, peccati, eccetera, eccetera, nel senso che lui, pur non avendo mai peccato, però si è caricato dei nostri peccati. Lui è l'unico uomo, Gesù Cristo, che non ha mai peccato, pur essendo uomo vero. La stessa storia si ripete in Colossesi capitolo 1, che è un'epistola contro lo gnosticismo, ma questa è un'altra storia. Quindi, che cosa dice la parola di Dio? Che tutto fu creato da Dio stesso, e la ragione per cui ha creato tutto è Cristo stesso, cioè tutto è stato creato per Cristo, in virtù di Cristo e attraverso Cristo, e no che non si è interessato. Mentre invece nella gnosi il creatore sarebbe il demiurgo o il satanasso, e che loro appunto, guai chi gli tocca, Satana e i satanisti. Infatti è un classico dire nello gnosticismo che Dio è uno che ha ammassato e sterminato, e che Satana è un santo che non ha mai fatto male a nessuno e che è quello buono. Ecco qui che voi riconoscete già che davanti vi trovate uno gnostico che dice di non essere gnostico, ma lo riconoscete perché vi sta dicendo, vi sta portando la dottrina gnostica. Ecco perché a me mi fa un po' di tristezza vedere poi come i veri fratelli dicono: ma tu in che credi? Ma come in che credi? Ma che non lo senti?
Allora, noi vi portiamo questa cosa, questa denuncia, affinché voi possiate, basta con fargli queste domande, tu in che credi, ma denuncialo, come facciamo noi. Non cercare di convincerlo, perché non c'è niente da fare, denuncialo. È questo che gli fa male a loro. E non è che noi godiamo nel fargli male, ma noi dobbiamo denunciarli, e poi se gli fa male per colpa loro. La verità fa male, è una spada a due tagli che ti entra, quando entra fa male. Ora c'è colui che accetta, e malgrado il dolore si converte, e a volte la conversione è dolorosa perché devi rinunciare a te stesso e crocifiggere il tuo io, e poi c'è invece chi semplicemente ritiene il dolore, ma non vuole accettare la verità assoluta che è Gesù Cristo. Benissimo. Allora, loro parlano di molti cristi, mai di un solo Cristo, e a nessuno di loro attribuiscono una missione salvifica. Loro hanno diversi cristi, uno si chiama il Cristo cosmico, poi c'hanno il Cristo in sostanza, poi c'hanno il Cristo in essenza, poi c'hanno il Cristo intimo, poi c'hanno il Cristo vivente, poi c'hanno il Cristo storico, e poi chissà quanti altri Cristi c'hanno. Ecco qui che in Matteo 24, 11 e non solo, è scritto che sorgeranno molti Cristi. Questo non è da attribuirsi solo ai, diciamo, alle false religioni, eccetera, eccetera, ma qui si sta denunciando proprio anche lo gnosticismo. Per lo gnostico la Bibbia è una favola, tranne quei 4-5 passi che gli fanno comodo. Alcuni lo dicono apertamente, altri lo negano, ma di fatto lo convalidano con le loro azioni. Colossesi 2,9 leggiamo: poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Invece per lo gnostico è un'aberrazione questo passo, in quanto il divino non può mescolarsi col materiale, mentre invece nella Bibbia noi sappiamo che il divino ha preso un corpo come il nostro e ha simpatizzato con noi. Per lo gnostico questa è un'aberrazione. Ecco qui l'incompatibilità fra gnosi e la dimostrazione che la pseudopaternità del cristianesimo per la gnosi è una chimera. Quindi Bibbia e gnosi sono nemici, anche se per la neognosi sono tutt'uno, perché nel neognosticismo, voi vedete che il neognosticismo, quello puro, quello vero, prende la Bibbia e tutto quello che fa lo fa con la Bibbia in mano, però cambiandogli il senso a tutto. Per altri invece questa è un'aberrazione, per altri ancora prendono solo alcune cose. Ecco qui che lo gnosticismo è un minestrone da paura, movimenti l'uno diviso dall'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Completamente divisi e in guerra gli uni con gli altri. Ma questo non ve lo fanno vedere. Ovviamente loro negano la realtà perché vi odiano, ecco perché mentono, perché se vi amassero vi direbbero la verità. Bene, secondo loro Cristo era un uomo comune e per raggiungere il livello alto che raggiunse dovette avere una donna. Ecco qui che escono fuori i Vangeli gnostici. Ma questa qui è un'aberrazione, e questo vale anche per il giudaismo, perché noi già nell'Antico Testamento vediamo che, per esempio, quando tu prendi la figura di Giuseppe, la figura di Giuseppe noi sappiamo tutti che rappresenta allegoricamente Cristo, quindi si usa un'allegoria per rappresentare una realtà storica, verità assoluta. Quando Giuseppe è stato venduto dai fratelli, che rappresenta Cristo, che poi sarebbe stato venduto dai suoi fratelli i giudei, Giuseppe era un giovanotto che non era sposato. Punto numero uno. Benissimo. Poi Isacco, quando fu sacrificato, che quello prefigura il sacrificio di Cristo,
era un giovanotto, non era neanche fidanzato. Ecco qui che lì veniva, esso 2, veniva profetizzato che il Cristo non avrebbe mai conosciuto una donna. Quando si prendeva l'agnello sacrificale doveva essere di un anno, quindi doveva essere giovane, giovane, giovane e non si era mai accoppiato. Ecco qui un altro terzo punto che profetizza che il Cristo non avrebbe conosciuto donna. Questo vale sia per il giudaismo, per gli ebrei, che negano questo, e soprattutto per questi quattro gnostici che vogliono presentare uno pseudo-vangelo, tipo l'Evangelo di Maddalena, che Cristo sarebbe stato sposato. Questa è una grande blasfemia. Poi perché l'avrebbe dovuto nascondere? E qui ci creano un castello, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, tutto il disegno veterotestamentario punta proprio su questo aspetto e praticamente distrugge questa pseudodottrina gnostica. Bene. Ovviamente il Cristo non si è mai sposato per tanti motivi. Uno su tutti, questo è solo uno, è perché il Cristo si sposerà con la sua amata sposa, la Chiesa di Gesù Cristo. Quindi lo gnosticismo sta totalmente fuori binario, non solo dottrinalmente, ma anche intellettualmente, accademicamente parlando, per non parlare poi della ragione che ormai... Bene, per lo gnostico l'espulsione dell'uomo dall'Eden ubbidisce a un eventuale spargimento seminale di sperma. È quello che crede sta gente, ma non ve lo vengono a dire a voi. Sta gente crede che l'uomo è stato buttato fuori dall'Eden perché ha sparso il suo sperma con una relazione col serpente, bla 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 bla. Perché per loro il peccato e la blasfemia contro lo Spirito Santo, pensate, poi dicono a noi che siamo matti. No, no. Loro dicono che il peccato, la bestemmia contro lo Spirito Santo, è quello di spargere il seme, che non si può fare, e vanno a prenderti un passo, perché quando gli conviene prendono la Bibbia, poi il resto lo scartano. Levitico 15 parla appunto dello sperma che viene sparso e quindi si rende l'uomo impuro. Quindi loro dicono che questa è una bestemmia contro lo Spirito Santo, e ci costruiscono tutto un castello, fanno dei riti, mettono la donna su un altare, eccetera, e poi dicono che noi trattiamo male le donne. Lasciamo stare. Infatti basta entrare in qualsiasi chiesa nostra per vedere come stanno male queste donne. A me mi sembra che siamo noi che stiamo male. Questa è una battuta. Nel senso che a casa... normalmente comandano le donne e non gli uomini, ahimè. 1-0 per la donna. No, che le donne stanno male, ma dove? Ma se no io stavo male. Vabbè, lasciamo perdere, questa è una battuta, non prendetela, abbiate pietà delle nostre battute se non vi piacciono. Comunque, quindi loro dicono che Levitico 15, no, convaliderebbe questa loro posizione, che la bestemmia contro lo Spirito Santo è lo spargimento dello sperma dell'uomo, e quindi per questo poi l'uomo è stato cacciato fuori dall'Ene. E poi loro pure dicono di leggere la Bibbia letteralmente. Pensate, ma la stessa Bibbia distrugge questa pseudo posizione. Perché la parola di Dio dice anche che la mestruazione della donna rende impura la donna. Allora perché voi non prendete anche questa cosa qui per la donna? Domanda. Perché non vi fa comodo? Ecco qui che, come potete vedere, questa gente che poi viene da noi e ci chiama pazzi, giudicate voi chi è il pazzo di tutti, è proprio vero. No, l'ho detto, tra un po' iniziamo a raccontare le barzellette, ragazzi. Dice più di queste e più di queste. Io penso che i grandi comici, no? I grandi comici tipo Brignano, questi qua, dovrebbero presentare lo gnosticismo, farebbero ridere la gente molto di più. Dammi retta, ti metti a parlare dello gnosticismo, altro che teatro. Bene, ok,
come potete vedere, quando prima abbiamo detto che tutto questo è un insulto alla ragione, all'intelligenza, alla cultura, all'essere intellettuale. Eppure c'è gente che crede a queste cose, che segue queste cose e poi spende tutte le proprie energie per combattere il cristianesimo e poi mente, perché loro poi vi diranno: non è vero, non è vero. Basta, guarda, vai in una libreria gnostica e comprate un libro del neognosticismo e dello gnosticismo e vedrai che queste cose sono scritte lì. Se uno gnostico ti dice non è vero, vai a comprare il libro. Addirittura le trovate in internet queste cose, tranquillamente. Vi potrei citare dei massoni che parlano della gnosi e spiegano molte di queste cose qui, ma non vogliamo fare i nomi, per carità di Dio, a chi conosce. Bene, e poi loro aggiungono che con tutti questi esercizi che fanno, tutte queste cose, tutti questi riti che fanno intorno alle donne, cose, i mantra, le meditazioni trascendentali, i vatti la pesca, tutto questo, di cose strane che fanno, loro vanno a recuperare i 12 sensi, perché loro, noi abbiamo 5 sensi e loro dicono che ce ne abbiamo altri 7 che l'abbiamo persi, tra cui c'è la telecinesi o psicocinesi, la telepatia, eccetera, eccetera, eccetera. E qui entriamo con queste pratiche, telecinesi, teletrasporto, telepatia, eccetera, 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 entriamo nell'esoterismo, nel satanismo, nella stregoneria vera e propria, e ti ci portano piano piano piano. In poche parole, l'ognosticismo è una culla della massoneria, che poi la massoneria va, sceglie Tizio, Caio e Sempronio per farli entrare in loggia e renderli massoni veri e propri. Ecco perché poi vanno d'accordo con i massoni o gli ex massoni, che poi non so ex, ma sono massoni, tipo Erberillo de turno, che dice di essere ex massone, ma poi i suoi frutti sono completamente massoni. Bene, il tutto te lo dipingono di bianco e credono che si tratta di una fratellanza bianca, buona, che promuove pulizia, santità. Usano molto il termine fratellanza bianca. Te dice niente? Poi ne parleremo. Se tu li senti parlare, parlano di amore, di giustizia, di fratellanza, parlano che bisogna appartarsi dal male, quasi quasi sembrano degli immacolati. Poi li senti, nei loro video urlano, strillano, minacciano, no? E quando uno gli dice queste cose, sai come ti rispondono? Tu fai finta! A stella di casa, anche nel diritto una azione diventa penale appunto quando c'è l'azione. Tu non puoi fare il processo all'intenzione, anche se tu, qualora fosse, hai il desiderio di fare un'azione non buona, ma non la fai, nessuno mai ti potrà fare un processo all'intenzione, mentre invece tu le azioni le fai. Ma che dici? È proprio vero che è un insulto alla ragione. Non sanno neanche l'ABC della ragione, oltre che della... Non è neanche giurisprudenza elementare, perché qui proprio si tratta di ragione. Tu pensa, tu quereli uno, e poi vai dal giudice, che reato ha commesso? Lui fa finta di essere buono. Tu pensati, cioè praticamente questo ci stanno dicendo a noi. Ma almeno io le azioni non le faccio. Anche qualora, visto il sentimento, qual è? Il reato non c'è. Mentre invece tu l'azione la fai, lo vedi che siete capre? E poi vi arrabbiate con noi che vi chiamiamo capre e poi ci dite a noi che siamo matti. Giudicate voi chi è il pazzo, chi è la capra e chi è il normale. Tutte queste cose le trovate palesate nel web, eh? Basta che tanto... Pietro, tu sai dove andare a vedere sti quattro matti.
Che amarezza. Che amarezza, Dio mio, tosta, eh? Ah, ma appese se tosta, salute. siamo in tema di barzelletta. Dice, mo, tra un po', se vi racconto la barzelletta, poi vado sul blog. Oh, sapete che c'era il blog dell'Inquisizione, l'uomo nero, quello che mette sul blog subito. Ah, falso maestro. Chi sbaglia va nel blog, però lui non ci si mette mai a se stesso nel blog, come? Ma lui non sbaglia mai? Ma questa è un'altra storia, lasciamo stare. Allora, vabbè, Simon Mago era gnostico, è stato lui a dare vita al, diciamo, allo gnosticismo, così come lo abbiamo conosciuto noi in questi 2000 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Eccoci tornati, e quindi abbiamo detto che Simon Mago, appunto, era gnostico, è stato lui, appunto, a dare vita all'ognosticismo post-cristiano. Io lo chiamo l'ognosticismo moderno, poi c'è, appunto, la neognosi, il neognosticismo. Bene, per i gnostici il buono è Giuda. Ecco perché loro difendono Giuda, capito? E invece attaccano Cristo, cioè quando gli conviene Cristo l'attaccano, quando non gli conviene Cristo era un iniziato, cioè il contraddittorio lì veramente è la regola principale, e quindi loro difendono il Giuda, era Giudasso, con il suo pseudo Vangelo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi si mettono anche a parlare di Atlantide. E soprattutto riconosci gli gnostici anche perché loro parlano del Vril. Okay. Il Vril è stata una è un'energia, okay, e alla cui, diciamo, dove hanno attinto i più grandi criminali della storia, uno su tutti Hitler. Okay. Hitler era ossessionato da questa energia chiamata Vril, dove ci sono stati molti sacrifici umani di bambini, sono stati fatti sparire dei bambini, eccetera, eccetera, eccetera. E se voi vedete, alcuni di questi gnostici propongono il Vril. Ecco. E quindi voi riconoscete, appunto, l'ognosticino di turno, anche se attinge appunto a questi nomi. E ecco anche perché loro difendono una spada tratta Hitler. Se voi vedete, i canali gnostici si riconoscono perché difendono Satana, difendono i satanisti, difendono Giuda, difendono Hitler, cioè tutto ciò che è male loro lo definiscono buono, tutto ciò che è buono loro lo definiscono male, cioè il Satana inverte tutto ciò che è reale loro lo definiscono reale, ecco qui il dualismo, tutto ciò che è irreale loro lo definiscono reale, cioè sono persone che ormai hanno un bipolarismo assoluto, che sono fuoriusciti dalla realtà e vivono in un mondo tutto illusorio, tutto loro. E poi ovviamente loro sono maestri, no? Nel prendere le tue parole, nel rigirarle, nell'usarle contro di te. Quindi tutto loro che tu denunci nei confronti, loro appunto te lo ritorgono contro. È il solito trucchetto che normalmente fanno le persone che appunto sono furbe. Perché normalmente non è sempre così, il furbo non è intelligente, perché un conto è essere intelligenti e un conto è essere furbi. Loro sono furbi, ma sono capri, non sono intelligenti. Se poi l'intelligente è pure furbo, allora è il massimo. Eccetera, eccetera, eccetera. Se tu prendi il Vangelo gnostico di Tommaso, e loro usano molto questi Vangeli gnostici, il Vangelo di Tommaso presenta e promuove l'omosessualità. Se tu leggi il Vangelo di Tommaso, il verso capitolo 22,
troviamo scritto che quanto segue: quando l'uomo smetterà di essere uomo e la donna smetterà di essere donna, allora i due occhi si apriranno, qualcosa del genere, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ti sta invitando il Vangelo di Tommaso a smettere di essere uomo, smettere di essere donna, non essere uomo, tu donna, non essere donna. Poi più avanti dirà nel verso 37, nel capitolo 37, quando ti manifesterai, ti manifesterai quando voi, tra voi uomini, eccetera, eccetera, vi denuderete, vi toglierete i vestiti. Cioè, noi vediamo che il Vangelo di Tommaso presenta dei forti riferimenti, delle incitazioni all'omosessualismo. Molto, questo è molto, quando la Bibbia denuncia tali pratiche. Quindi noi vediamo che proprio i Vangeli gnostici sono Vangeli che lo stesso contesto dimostra che appunto non sono per niente canonici, insomma, ma i motivi sono un miliardo, quindi non è che ci vogliamo troppo stare a soffermare su queste cose. Questa gente qui appunto presenta queste cose qua, questo è molto importante denunciarlo. Bene. Il paradosso è che poi invece loro dicono che in virtù di quello che si legge, questo non lo dicono apertamente, in virtù di quello che si legge nel Vangelo di Tommaso, loro dicono, scusate, è triste quello che sto per dire, ma è vero, che Gesù sarebbe stato omosessuale. Loro dicono questo. Poi la pazzia più totale, che poi loro portano a sua volta il Vangelo di Maria Maddalena e dicono che Gesù era sposato con Maria Maddalena, ma insomma era o non era omosessuale. Cioè una contraddizione, una confusione infinita, e poi loro vanno a dire ai cristiani che siamo matti. Giudicate voi chi è che sta fuori di capoccia. Bene, i libri gnostici sono completamente alieni ai principi biblici, ecco perché gli hanno inserito nomi falsi, tipo il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Giuda, eccetera, 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 per farli passare come libri veri. Bene. Lo gnosticismo, come possiamo vedere, è qualcosa di dannoso, che poi va a creare problemi alla psiche dei propri sostenitori. Infatti arrivano al punto di autodefinirsi Dio. Cioè, ragazzi, qui siamo, cioè, è triste come cosa, ecco. E con tutti gli ulteriori danni che questo può causare alla propria psiche, per non parlare poi quando iniziano a fare meditazioni trascendentali, alzare oggetti con la propria mente, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché poi dopo diventano anche molto violenti. Bene, questi movimenti hanno come obiettivo principale quello di far perdere d'interesse all'individuo quello che veramente è verità, quello che veramente porta alla salvezza, quello che veramente è il vero Dio, il creatore del cielo e dell'universo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Bibbia, eccetera, eccetera, eccetera. Gli stessi esercizi che praticano yoga, meditazioni trascendentali, fanno anche del kundalini, lasciare la mente in bianco. Noi sappiamo che quando lasciamo la mente in bianco i demoni entrano. Gesù, abbiamo detto, che proibisce di lasciare la mente in bianco, che dobbiamo vegliare, Matteo 24, 42, Matteo 25, 13, Matteo 26, 41, parla di tutto il contrario. Ecco perché poi in Prima Corinti 1, 20 leggiamo: dov'è il savio, dov'è lo scriba, dov'è alcun ricercatore di questo secolo? Non hai Dio resa pazza la sapienza di questo mondo? Dio li ha resi pazzi. Ecco perché, a differenza di quello che dicono loro, che
e loro esaltano i malati di mente, eccetera. E noi rispettiamo tutti, per carità, non è che noi non rispettiamo, ma non è sempre così. Ma molto spesso la gente che e questo lo dice anche il mondo accademico scientifico, la gente involucrata in mondi bui, oscuri, santeria, satanismo, gnosticismo, eccetera, 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 poi entra nella pazzia proprio perché Dio permette questo, perché poi tu cerchi Satana e Dio ti lascia fare e Satana ti porta alla pazzia totale. E Dio rende pazzo il savio e il disputatore del presente secolo. Questo nella Bibbia è un principio, assolutamente. Loro vogliono esporre tanti Cristi, Matteo 24:11, ma il Cristo è solo uno ed è il creatore del cielo e della terra. Bene, per gli gnostici solo loro sono il centro dell'universo, fateci caso nei loro video, loro parlano di essere il centro dell'universo, loro parlano di esperienze, loro parlano di persone che hanno fatto delle esperienze e in virtù di queste esperienze poi vanno a cercare la gnosi, cioè la conoscenza. Quindi, cari amici, cari ascoltatori, cari fratelli, aprite le orecchie, queste persone che dicono apertamente di essere gnostiche, vabbè, loro lo dicono, ok, ma attenzione a quelli che non vi dicono di essere gnostici, o a quelli che portano l'ufologia nella Bibbia, o a quelli che attaccano la Bibbia in modo diretto, in modo indiretto, perché massoni, o perché gnostici, o perché neognostici, o perché New Age, o perché ufologia, sono involucrati in questi mondi che a sua volta tutti questi mondi sono correlati direttamente o indirettamente. Gnosticismo, ufologia, massoneria, gnosi, neognosticismo, New Age e batta la pesca, in poche parole. Quindi non crediate a queste persone, denunciatele, non andate a chiedere a uno gnostico che nega di essere gnostico, dimmi il tuo credo, lo vedi in virtù di quello che vi dice, andare a scrivere sotto i loro video, trova il tempo che trova, quindi tanto vale fare come, secondo noi, fare come facciamo noi, denunciarli proprio pubblicamente per quello che sono. Gesù Cristo sta per rapire la sua chiesa, si sta per concretizzare quello che la Bibbia chiama la grande tribolazione. Queste sono cose bibliche, migliaia di profezie si sono avverate. Loro dicono le profezie esistono, alcuni di loro dicono esistono, ma questo non ci dimostra che Dio esiste. Bene, infatti l'ultima profezia, o una delle ultime che si deve avverare, il rapimento della Chiesa, tu non ci credi, non sarai rapito. Noi andremo col Signore perché queste cose sono scritte, per loro sono pazzia, ma per noi è vita e verità, e voi rimarrete qui sulla terra, dove la Bibbia dice che morirà più di 6 miliardi e mezzo di persone, più. E se tu non credi a queste cose, anche lo stesso mondo scientifico, accademico, lo stesso mondo bellico, gli stessi mass media, i giornalisti, gli esperti in geopolitica stanno dicendo queste cose. Loro stessi dicono: qui non si tratta di stabilire se ci sarà una terza guerra mondiale, ma quando inizierà. Questo è quanto. Bene, cari amici in ascolto, grazie per averci seguito fin qui. Siamo lieti di aver contribuito ancora una volta nel denunciare la falsità e le tenebre nel nome del Signore Gesù Cristo. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Grazie. E vi salutiamo e se il Signore vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.